drammaticità. Abbiamo subito, stiamo subendo tagli da parte del governo centrale di circa 8 milioni di euro che mettono in difficoltà chi deve redigere il bilancio, la nuova amministrazione, gli uffici, e quindi siamo impegnati in una difficile operazione per tentare di salvare quest'ente. Quest'ente, lo ricordo, è giusto farlo, questa credo che sia la sede giusta. È un ente in predissesto, è una delle 5 province italiane che si trovano in uno stato di, diciamo, di prefallimento. Questo perché, grazie anche all'operato, diciamo, dell'ultima amministrazione, degli ultimi 2 anni di amministrazione, è stato appunto evitato il dissesto, ma non si è potuto evitare il predissesto. Che cos'è il predissesto? Un piano di riequilibrio monitorato dalla Corte dei Conti che e mette sotto controllo province in una situazione davvero critica. Sono 5 le province italiane in questo stato: Chieti, Potenza, Imperia, Verbano Cusio-Ossola e Ascoli Piceno. C'è questo piano della Corte dei Conti che viene messo in discussione da questi tagli non previsti. Parlavo, dicevo, di 8 milioni di euro circa. L'anno scorso, diciamo, si è riusciti a chiudere il consuntivo, quello è stato uno dei primi atti della nuova amministrazione per spirito di, diciamo, di continuità amministrativa, per un dovere istituzionale. È stato chiuso l'avanzo di circa 700.000 euro, sono dati che si commentano da soli. E nel frattempo quel piano di riequilibrio aveva già operato, inciso in maniera profonda sull'ente, sia sui tagli degli sprechi, perché ci sono stati, bisogna dirlo, però anche sui tagli dei servizi, perché senza soldi non si possono fare i servizi e svolgere i servizi. L'anno scorso, diciamo, c'è stata la grande opportunità, che capita una volta nella vita, di vendere le azioni dell'autostrada dei Fiori, che hanno fruttato circa 9 milioni di euro.